Io sono particolarmente affezionato a questa foto scattata in Palestina nel 1989, durante l'inizio dell'intifada, la prima intifada palestinese, ed era in occasione dell'anniversario della fondazione di Al-Fatah. Quindi c'era il nascente esercito popolare palestinese. Durante questa manifestazione in un villaggio della West Bank, dalle parti di Salfit, ed erano tutti incappucciati per il semplice motivo per non essere riconosciuti dai delatori che comunque sono presenti nei vari siti, nei vari villaggi, nelle varie città palestinesi, gente ricattabile dall'allora esercito di occupazione israeliana. La foto in un certo qual modo è nata per un puro caso, non era una di quelle programmate, nel senso che stavo fotografando i componenti di questo nascente esercito popolare durante questa manifestazione, che era di tutt'altro genere l'idea della realizzazione delle immagini. Però a un certo punto arrivò con questa donna, una donna, una mamma, con questo ragazzino, questo neonato in braccio avvolto in questa kafia. La kafia è naturalmente un po' il simbolo della lotta palestinese, che era poi il copricapo che usava anche l'allora Yasser Arafat, capo dell'OLP e quindi fondatore del Fatah. E questa donna mi si avvicina con questa immagine e voleva che gli fotografassi il figlio. Io faccio l'atto di tirare su la macchina fotografica per fotografarlo in braccio a lei. E lei ci ripensa un attimo, il fatto che fosse comunque una donna in un contesto del genere dove le donne non sempre appaiono in tutte le loro esternazioni, e non volendo farsi fotografare lei stessa, capisce perfettamente che se avessi fotografato il bambino in braccio a lei, probabilmente avrei ripreso anche lei, lo affida a uno dei componenti di questo esercito popolare, uno di questi incappucciati, i quali automaticamente si sono poi stretti tutti quanti intorno a questo neonato in braccio a uno di loro, e così è nata l'immagine che nel momento della realizzazione io poi l'ho iniziato a interpretarla sotto tutto un altro punto di vista, che non c'era più il discorso della manifestazione in se stessa del Fatah, ma diventa da un presupposto di una nuova rivisitazione della natività, se vogliamo, perché il posto comunque è sempre la Palestina dove nacque Gesù Cristo, e quindi è un po' come quando viene presentato il bambino nella notte di Natale ai pastori che occorrono alla capanna. Poi l'abbiamo noi trasportata, la tramutata oppure realizzata e ricomposta nella scena del presepe. E quindi questa era una delle considerazioni che facevo in quel momento quando ho realizzato la foto, o nell'attimo che stavo realizzando l'immagine. E contemporaneamente poteva anche sembrare, o sarebbe poi divenuto un simbolo di quello che era un po' l'idea e la speranza di una nascente nazione palestinese, perché c'erano tutti dei presupposti che potevano portare a questa considerazione, una delle quali naturalmente era il luogo, l'altra era il fatto che il bambino dà l'idea della nascita, avvolto in una kafia che naturalmente rappresenta l'emblema stesso della Palestina, e questi incappucciati tutti intorno che sono
in un certo qual modo, anche se un po', se vogliamo, come considerarli, inquietanti per il fatto stesso che indossano questi cappucci che gli mascherano il viso e che quindi non sono riconoscibili, l'idea appunto di un nascente paese, di una nascente nazione, in un contesto che allora comunque era in atto, se vogliamo definirla una guerra. Io sono arrivato in Inghilterra negli anni 70, nel 72 per l'esattezza, con l'intento di voler frequentare una scuola di fotografia, cosa che poi non ho mai fatto, quindi in un certo qual modo sono un autodidatta. Ho iniziato poi professionalmente, attraverso vicende varie, lavori saltuari, a collaborare con un settimanale di musica. E pian piano lì ho conosciuto, ho cominciato a capire tutti i meccanismi che riguardavano il discorso del fotogiornalismo. Ho iniziato i miei rapporti con il Sunday Times e con altre testate del momento, fino a che poi nel 1980 c'è stata l'invasione sovietica dell'Afghanistan e lì ho ritenuto opportuno recarmici per confrontare me stesso se nella realtà della guerra fossi stato in grado di poter realizzare quello che poi ho realizzato nel seguito della mia carriera, se vogliamo definirla così, fotografando le altre guerre che mi hanno poi messo nella condizione di essere stato giudicato, ancora oggi vengo giudicato come un fotografo di guerra. La guerra del Golfo per me è stata la prima guerra anomala, nel senso che non avevo libertà di manovra, è cominciata l'era dell'embedded, se vogliamo. Io sono arrivato in Arabia Saudita con il primo contingente di Marines americani subito dopo l'invasione del Kuwait della fine di luglio del 90. E poi, tra parentesi, tutta l'operazione è durata 6 mesi dal momento dell'invasione a quando poi c'è stata la liberazione del Kuwait nel 27 febbraio del 1991. E è stata per me una realtà un po' completamente diversa da quello che in effetti era stato il mio rapporto con la guerra che avevo conosciuto in Afghanistan, per esempio nel Libano. Lì era tutto un susseguirsi di appuntamenti fatti con l'esercito americano e quindi qualsiasi cosa tu volessi realizzare lo dovevi realizzare attraverso loro. Quindi da un punto di vista è mancata sotto un certo aspetto la libertà di informazione. Quando ho iniziato il mio primo approccio con la Palestina è stato in base al fatto che naturalmente della Palestina si raccontava semplicemente solo il fatto che ci fossero terroristi, o meglio che i palestinesi fossero terroristi, e a che ciò mi ha indotto ad approfondire un po' il discorso sul campo, cercando di capire per quale motivo questi fossero dei terroristi. E ricordo che il primo giorno, insomma, meglio il secondo giorno che sono arrivato per la prima volta in Palestina, percorrevo una strada da Gerusalemme a Gerico, in cui era descritto su questa guida tascabile che mi ero procurato, che all'ingresso di Gerico, a una distanza di 1 chilometro prima dell'entrata di Gerico, si notavano le rovine di un campo militare giordano abbandonato durante la guerra del 67. Da lontano si vedevano queste casupole diroccate che potevano sembrare tutto e potevano non essere niente, però la mia curiosità mi indusse, invece di proseguire il mio viaggio verso Gerico, a dirigermi verso queste casupole diroccate e lì scopro che in effetti non era più un campo militare, ma era stato ed era ancora un campo profughi del 48, c'erano gente che giravano, bambini che giocavano, c'era una donna anziana che trascinava un asino, insomma c'era tutta una serie di aspetti di vita che naturalmente un campo militare non avrebbe mai concesso. E allora fermai un giovane chiedendo cosa fosse questo posto, cos'era questo campo militare.
E mi fu detto, dice, no, questo si chiama Jabber Camp, è un campo profughi del 48. E lì è cominciato il mio rapporto con la Palestina, dove ho cominciato a conoscere effettivamente cosa ci fosse dietro l'occupazione israeliana avvenuta nel 67, durante la guerra dei 6 giorni. Non era ancora intifada, parliamo degli anni, agli inizi degli anni 80, 83, 84. E pian piano girando per la Palestina, conoscendo vari personaggi, persone, gente con cui mi rapportavo nel farmi raccontare le cose, gli aspetti quotidiani della vita e compagnia, non mi ha sorpreso quando poi nell'87, alla fine dell'87, inizio 88, è iniziata la prima intifada. Il mio rapporto con Siena e con il Palio è nato a seguito di una mia idea di realizzare un lavoro specifico sulla festa del Palio, non conoscendone però naturalmente tutte le sfaccettature. Io sono arrivato a Siena ignaro di quello che fosse in effetti la realtà della contrada. E quando ho chiesto dove potessi rivolgermi per poter realizzare il mio lavoro, mi fu consigliato di andare nella contrada del Nicchio, che in quell'occasione sarebbe corsa, era presente nella piazza per quel palio del 16 di agosto dell'80. Lì mi fu spiegato un po' come funzionavano i meccanismi, fui accettato all'interno della contrada, potevo operare tranquillamente senza nessun problema. Solo che poi, quando ci fu l'assegnazione del cavallo, si capì perfettamente che quel cavallo non avrebbe portato nessun risultato di vittoria. E allora mi fu proposto di cambiare contrada, di andare da un'altra parte, perché lì non si sarebbe vinto. E allora io feci, beh, voi avete dato fiducia a me, io do fiducia a voi, nel senso che se si vince, si è vinto insieme. Se non si vince, vorrà dire che ci si rifà alla prossima occasione. E questo è stato l'inizio del mio rapporto, che poi, tra parentesi, oggi come oggi, a distanza di tempo, non è più quella che è la festa vera e propria del Palio, ma diventa un rapporto con la contrada. Il mio lavoro su Napoli, che poi, tra parentesi, potrebbe anche essere considerato una cartolina napoletana, detto per, se vogliamo definirla per, con un tono di eufemismo, è iniziato soprattutto con il contrabbando di sigarette e poi successivamente con il lavoro che ho realizzato sulla camorra all'inizio degli anni Ottanta. Quando rientravo dal Libano mi accorgevo che a Napoli c'erano più morti ammazzati di quanto non ce ne fosse in un posto come Beirut dove c'era una guerra dichiarata. Il primo lavoro realizzato a Napoli sul contrabbando è stato anche quello che poi, tra parentesi, mi ha dato la possibilità di poter collaborare con il Sunday Times. Mentre successivamente il lavoro sulla camorra realizzato negli anni Ottanta è stato quello che mi ha fatto conoscere a livello mondiale, perché soprattutto nella foto pubblicata in tutto il mondo di questi due poliziotti su una motocicletta, due poliziotti in borghese su una motocicletta che fermano due rapinatori, due scippatori, è stata quella che è stata poi utilizzata da tutte le testate del mondo, compresa Life, che ci fece una doppia pagina. Però poi ho sentito anche la necessità di voler raccontare qualcosa di diverso, che non fosse soltanto la criminalità. Così mi sono a un certo punto dedicato a fare questo lavoro sui matrimoni napoletani, che è stato anche il primo che mi ha concesso uno dei primi premi a World Press. Il mio approccio con la Sardegna è avvenuto attraverso uno stage che ho realizzato alla fine degli anni 70 a Castelsardo. Lì ho conosciuto una serie di allievi, sardi naturalmente, con cui poi si è stretta una particolare amicizia e attraverso loro ho iniziato a conoscere la Sardegna vera e propria, perché io della Sardegna conoscevo soltanto l'aspetto di quello che erano
i sequestri di persone, quindi venivo mandato dai settimanali italiani per seguirne le vicende, quindi non avevo un'idea precisa di quello che fosse effettivamente quell'isola. Poi con questi miei ragazzi, diventati poi miei amici e lo sono ancora tutt'oggi, ho cominciato a girare in lungo e largo la Sardegna attraverso tutte le sue manifestazioni, tra le sagre, le feste popolari, insomma le tradizioni della vita. E ho cercato attraverso questo raccontare una Sardegna vera, che non è quella di Costa Smeralda, ma è la Sardegna interna, fatta di pastorizia, di gente, di sardi veri che non hanno nulla a che vedere con la realtà del turismo. Il Coma probabilmente è uno dei miei lavori più sentiti, ma anche più difficili da realizzare, perché sì, la guerra ha i suoi orrori, ci sono delle situazioni in cui ti lasciano qualche volta perplesso davanti a certe tragedie, però vivere la condizione del coma dove sei racchiuso in uno stretto spazio a cospetto di una famiglia con la quale naturalmente devi poi dividere le sue sofferenze, in quanto avere la gestione di una situazione del genere non sempre è molto facile. E quindi la senti sulla tua pelle più che non in altre occasioni, proprio perché c'è questo particolare aspetto che naturalmente è come volessi, mi sono sempre messo nella condizione di immaginare che stessi invadendo una privacy che probabilmente non mi apparteneva. Quindi per questo credo che sia forse il mio lavoro più sofferto.